Questo programma è offerto da Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Mario Christmas. Le più belle melodie di Natale rivisitate da Mario Biondi. Nell'album Due grandiosi inediti. Mario Christmas, il tuo disco di Natale. I'm dreaming of a white Christmas. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, ma no, ma no. Sport e non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Sportivissimi sportivi, buonasera a tutti da Globus Radio Station, ben ritrovati con un'altra edizione di Sport e non solo, la rubrica di Armando Garufi. Oggi siamo anche tanti, anzi dovremmo essere anche di più, poi vi spiego per quale motivo. La gente importante si fa attendere. La gente importante si fa attendere. Allora, intanto presentiamo Freddy Petralia. Buonasera. Che è cofondatore della Ruggeriana, cofondatore, yes. Ci manca il fondatore nonché presidente, vabbè, poi lo spieghiamo. E accanto a me abbiamo il dottor Maglio Grimaldi, medico sportivo nonché giocatore della Ruggeriana. Assolutamente vero, e allora intanto un saluto a tutti quelli che ci seguono. E l'assente giustificato, illustre, è il fondatore, presidente, giocatore showman, e gran presentatore, perché io lo conosco soprattutto come presentatore, Ruggero Sardo, che mi auguro potremo avere qui al più presto. Ma comunque, senza togliere nulla a Ruggero Sardo, abbiamo due validi. La storia è coperta. E allora io mi rivolgo subito al cofondatore. Ruggeriana, già il nome lascia presupporre Ruggero Sardo, che il fondatore abbia avuto un momento così di, come possiamo dire, sia forse frutto di vanità di un celato egocentrismo di Ruggero di vanità e la chiamata Ruggeriana. Ma qui abbiamo il cofondatore, quindi raccontiamo un po' la storia. Come mai è nata questa squadra, che dico subito non milita in nessun campionato della FIGC, è una squadra proprio dilettantistica al massimo, nata dall'amicizia, dal rapporto di amicizia di compagni. Ma questo comunque non voglio togliere nulla alla storia che ci racconterà Freddy Petralia. Com'è nata questa storia? Ma questa storia nasce come tante altre storie di squadre catanesi e del mondo nei campetti dei Salesiani. Cioè, noi siamo un gruppo di compagni di classe che nel lontano 1993 ha cominciato a conoscersi al San Francesco di Sales. Io e Ruggero ormai ci conosciamo da ben 24 anni. Andavate a scuola assieme, giustamente. Sì, eravamo compagnetti di classe insieme. Eravamo una classe che veniva fuori da tante terze medie, e nello spirito salesiano c'è una tradizione forte calcistica. Quindi io mi ricordo che le prime settimane, i primi giorni, ci cercava di capire chi giocava meglio, perché bisognava fare la nuova squadra di campionato, e c'era il mitico Donali Brandi, buonanima, mitico tifoso milanista, che ci animava e quindi voleva che si formasse questa squadra. Noi eravamo un quarto ginnasio di 37 ragazzi, quindi alla ricreazione Ruggero, che era lì da, perché lui aveva fatto lì le terze medie, io invece venivo da un altro istituto salesiano, quindi ero lo straniero, per cui venivo chiamato Pedro.
Invece di Pedrania io venivo chiamato Pedro, anche perché ero a centrale difensivo, quindi c'era questo ruolo, e a poco si cercava di capire chi giocava. E lì abbiamo cominciato a giocare, non ci chiamavamo all'inizio, ci siamo chiamati Ruggeriana, però è nato lì, cioè le radici della Ruggeriana sono lì. Cioè lo spirito di stare insieme, la grande passione di Ruggero per il calcio. Quindi che non sempre contraddistinto. Parliamo di quanti anni fa, proprio Ruggeriana come squadra? Ma io credo che col campionato ex allievi si siano cominciati a chiamare Ruggeriana, quindi noi siamo usciti nel 98. Quindi sono già 16 anni. 2008, circa. sì. 15 anni abbondanti. E tu, Freddy, giochi anche nella squadra? O hai io ho giocato fino a 3 anni fa, poi impegni lavorativi non mi hanno permesso di continuare. Spero di rientrare, ma dipende, anche perché io lavorando al lunedì, al sabato, la mattina, poi la domenica sono giustamente richiesto dai miei impegni familiari e matrimoniali. Però spero di ricavarmi di nuovo questo spazio, perché il cuore, lo spirito della Ruggeriana è quello di stare insieme, al di là delle vittorie che comunque abbiamo conseguito e di cui parleremo di questo sicuramente abbiamo una trasmissione per parlarne. Manlio Grimaldi, medico sportivo, nella fattispecie ortopedico. Vero. Ma parleremo anche, ti farò anche qualche domanda specifica sulla tua professione. Ma due parole, ma su quello che ha detto Freddy lo devo dire. Nel senso che, ecco, nel senso quando che... loro si conoscevano, sì, e cominciavano a stare insieme in questa bellissima realtà di cui essere solamente orgogliosi di farne parte. E io avevo già 30 anni, quindi provo a immaginare, loro si conoscevano 24 anni fa, papà, ma io anni ne avevo 30 già. Poi praticamente, come ha detto lui, cercavano di capire fra i vari elementi della loro classe chi sapesse giocare a pallone. Finalmente ai giorni nostri si è capito e mi candido come forse uno dei più validi rappresentanti. Vabbè, io di questo adesso poi chiederò al cofondatore in che ruolo giochi intanto, Maglio. Ma guarda, il campionato che affrontiamo appunto ai Salesiani di Cibali ci lascia chiaramente, è un campetto da 7 partite assolutamente agguerrite, perché lì non te la lasci passare da nessuno, e credo che ruoli specifici non ce ne stanno. La mia, il signore del centrocampo. La mia lunga propensione calcistica è ormai a centrocampo, e allora lì sei un centrocampista. Una vita da mediano, diciamo. Piedi buoni. Comunque posso dire che potete stare tranquillissimi, perché l'ortopedico l'avete proprio in campo, non si sa mai facendo corna. Non ultima a favore di un nostro compagno che ha preso, ma chiaramente fortuitamente, diciamo così, una gomitata al volto, è toccato nelle ultime domeniche andare a rimettere a posto un pochettino le pinne nasali, si chiamano anche così, le pinne nasali. Una frattura purtroppo al naso, e è andata bene. Sei intervenuto immediatamente. Benissimo, facciamo tanti auguri naturalmente al vostro compagno. E, diciamo che quindi è un campionato dove quante squadre giocano? In questo campionato? Sì, mi rivolgo proprio allora, a Freddy. Distinguiamo, la storia non è stata sempre uguale, quindi noi abbiamo cominciato col campionato del biennio, poi abbiamo proseguito al campionato del triennio e poi abbiamo cominciato il campionato ex allievi, che ovviamente vive di alterne fortune. Normalmente sono dalle 8 squadre in su, non si è mai sceso. Attualmente siamo una decina. Sotto le 8 squadre non si è mai andato. E come sta andando 10, la squadra 12. Allo stato attuale? Questo lo stato attuale molto Mario. Bene, io so molto allora, bene. Allora, per la prima volta ritengo, anche se negli ultimi 5 anni abbiamo fatto ottime prestazioni vincendo già 2 edizioni, perché nel torneo, giusto per la precisazione, c'è una fase all'italiana, mm-hmm, dove ci si posiziona per classifica, e dopodiché ci sono le fasi finali, perché quella che veramente conta, quella che ti fa rimanere nell'albo d'oro, è proprio la Coppa Don Bosco, cioè l'atto finale. La Ruggeriana l'ha vinta nelle ultime 5 edizioni, e contando anche quella di quest'anno, 2 volte si è fermata purtroppo alla semifinale, e ora abbiamo terminato da pochissimo la fase, la regular season, con un ruolino di tutto il rispetto mai credo si sia verificato. Abbiamo vinto tutto tranne impattare una partita, quindi miglior attacco, migliore difesa. Stanno uccidendo il campionato, sono la Juventus del campionato dilettantistico di questo campionato. Non lo dovete mai dire a Ruggero questo, perché Ruggero diventa abbiamo tinte viola. Sento una
un'affermazione di questa da Ferro Ruggero. Io non Piazza, sono juventino, non so Ruggero. No, io sì, una delle cose più belle che contraddistingue l'amicizia mia di Ruggero, uh-huh. Che ci conosciamo da appunto 25 anni, è che lui è fiorentino e io sono juventino. Ok. E in questo odio amore. E pensa a me che lui è fiorentino? Sì, sì, sì. Tu pensi che io sono romanista? Ah, e domani siamo due. Domani siamo tutti Forza Viola. Grazie. Va bene. Oh, Fiorentina. Se i miei calcoli sono giusti, questa canzone che sto per presentarvi fu bene o male quando fu fondata la squadra. Simple Minds, Live and Kicking. Sport e non solo, in compagnia di Armando Garufi da Globus Radio Station. Ospiti stasera Freddy Petralia, cofondatore della Ruggeriana, il dottor Maglio Grimaldi, medico sportivo, giocatore della Ruggeriana, e purtroppo, almeno fino a questo momento vuol dire che sarà duramente fustigato, manca il fondatore, il presidente, giocatore, presentatore Ruggero Sardo, sperando. Ah, eccolo. Ecco. È arrivato, guarda, lo avevo appena detto che l'avremmo fustigato, mi avrà sentito. È tornato indietro, va bene, sta per arrivare, poi lo saluteremo. Tanto noi continuiamo la nostra bella chiacchierata. Quindi diciamo tutti i ragazzi, voglio proprio usare il ragazzi termine dentro, ragazzi dentro intorno ai 40, al di sotto dei 40, che fanno questo bel campionato, è molto interessante, molto variegato. Ho visto anche un po' di articoli sulla Ruggeriana, ho visto che avete vinto un sacco di partite, ma le cose le prendete veramente sul serio quando siete sul campo, oppure si fa con uno spirito un po' più goliardico? Mi sembra che, vedendo le fotografie, siete tosti e seri. Maglio. Guarda, se non ci fosse il, si può dire, clericale Ruggero, perché tiene i toni pacati, e devo essere onesto, noi avremmo imposto, anche perché, come dicevi, ci sono persone della fascia di età, appunto di Freddy e di Ruggero, che siamo intorno ai 37-38, siamo là. Ci sono io che alzo la media spaventosamente, però pare che sia l'Iron Maglio, vengo denominato così proprio per caratteristiche fisiche. Sei giovanissimo, infatti. Quindi poi oltretutto dice che sei il più bravo della assolutamente squadra. Poi viene Ruggero, no, non voglio dire. E poi ci abbiamo la famosa, l'ho definita cantera, quasi sullo stile del Barcellona, tutto un manipolo di ragazzi, fra cui anche mio figlio Michael e alcuni suoi compagni, quindi siamo di una fascia di 21-22 anni che veramente ci tengono su di giri. Scusami Maglio, anzi dicevo che le persone importanti si fanno attendere. Tamburi, le trombe, adesso ci dovrà dare spiegazioni. Il pediatra. Ciao, da uno Ruggero. Che arriva tardi alle partite. Aspettate, uno che arriva tardi anche ad altre cose. Allora, matrimonio puntualissimo. Ruggero Sardo. Buonasera. Io ti conoscevo e ti ho visto parecchie volte anche dal vivo come presentatore. Tutto dal vivo, ma tutto potevo pensare tranne che fossi anche il fondatore, il presidente, il giocatore. Il pazzo, no? Il termine giusto è il pazzo. Ruggero, io allora ho già fatto diverse domande, adesso sì. Mi voglio dedicare a te. Io mi dissocio assolutamente da quello che hanno detto tanto Freddy quanto Maglio, e soprattutto Maglio. E poi mi farei capire determinate cose, perché lui si reputa il miglior giocatore della squadra. E quindi hai capito il livello, ho detto tutto. Senti, Ruggero, io parlando appunto della Ruggeriana, ho detto, quando è nata Ruggero, ma è stato un pizzico di vanità, a parte che l'idea bellissima che avete avuto. No, assolutamente non è vero, non è stato un pizzico di vanità, è stata assoluta vanità, è vanità. Sì. Perché avere una squadra che si chiama L'Otto Nome è una figata, ragazzi, diciamolo. In quanti ci hanno provato nella storia e non ci sono riusciti? Appunto, io mi dovrei fare dopo Alessandropoli, dopo Sebastopoli, Leningrado, cioè questi sono. Mi pare che a Catania siamo Massimino e io ad avere la squadra. Sì, la Massimiliana, appunto, perché c'è la Massimiliana, adesso c'è la Ruggeriana. Devo dirti, la storia è un'altra, perché sì. In realtà questa è una squadra che esisteva già da tanti anni, perché eravamo davvero i compagni di classe
classe che giocavamo all'Istituto Salesiano San Francesco di Sales. Freddy l'avrà detto. E questa squadra ha avuto un milione di nomi. Guarda, si è chiamata. Io mi ricordo da Cadice. Che... Sì, io penso adesso. Allora, un anno io sono tifoso della Fiorentina. Quindi già, un anno. Alte, scusami. Posso dirti una cosa? Lui è della Roma. Io ti stringo la mano, ma domani ci io sono romanista. Ma domani ci domani forza ci Viola. Forza sarà Viola, bellissima. È la cosa più bella della lasciamo stare domani forza Viola. Non lo capiscono. Forza Viola. Continuiamo la discussione. La squadra si chiamò Cadice perché il Cadice era una squadra che militava nella Primera División in Spagna. Quindi Primera División seconda, non la prima, non la Liga, lo spiego per Freddy che di calcio. Lui oramai ha le palle più piccole sulla golf. Certo. E la squadra era Viola, quindi si chiamò Cadice. Poi l'anno che scoppiò tutto quel casino sulla creatina, la squadra si chiamò Real Creatina. Sì, questa me la ricordo. Anche Real Creatina. E di anno in anno cambiavamo nomi. Poi purtroppo nel 2000 è morto mio padre, allora io pensai di fare questa squadra dedicandola a mio padre. Mio padre si chiamava Vito, la Vitiana non suonava bene, la Ruggeriana divenne. Già, è qualche poi, cosa di. Che poi non è che fu frutto assolutistico della mia ci siamo riuniti quelli che eravamo ai tempi è stata scelta in maniera democratica. Loro avevano altri nomi, io il nostro presidente, il nostro portiere allenatore l'allenatore hanno deciso insieme di chiamarsi Ruggero. Ruggero, so che lui è un ottimo centrocampista, almeno un ottimo mediano come dice allora, tu in quel ruolo giochi. Lui è un ottimo uomo, un ottimo medico e quindi anche un ottimo centrocampista. Io gioco in porta da sempre, vista anche sì, certo, certo. Gioco una leggenda. La domanda che io stavo facendo a loro mentre tu sei arrivato un campionato ho visto un po' di risultati quest'anno, sta andando benissimo bene e tutto il resto meglio di quando... Grimaldi poi lo diciamo poi lo spieghiamo ma quando perché. Siete in campo fate veramente le cose in maniera tosta, io ho visto qua in maniera tosta seria oppure c'è quell'aria goliardica allora, di ragazzoni di una volta siccome siamo in campo ai Salesiani loro cercano di fare le cose in maniera seria tosta, io cerco sempre e mi pesa tanto di mettere acqua sul fuoco clericale. E quindi quello una volta mi ha definito clericale. Quindi lui, che di solito è uno di quelli che simpaticamente poi alla fine dico mette benzina, uh-huh. E io, che sono invece uno di quelli che amerebbe prendere litigio, avere lo devo calmare, lo devo. E quindi io sono uno di quelli. Una volta il clericale ero io, poi adesso in mia mancanza lui ha dovuto fare il allora, clericale. Allora io ai Salesiani ho dato botte, una volta non c'era Grimaldi. Non hai dato, mi hai difeso. Ho difeso Freddy perché disse a Freddy che non era sportivo. Ora Freddy puoi dire tutto, ma tu che tranne che non sia una persona sportiva. Un presidente sì. Che riesce a dare il DASPO, sì. È un provvedimento ben preciso che viene adottato nel calcio, ai propri giocatori e fare meno e rinunciare alla vittoria del campionato, improvvisamente in una partita, ecco l'atteggiamento giusto a mio avviso, sì. Anche per stemperare gli animi, posso ricordare certo. Questo episodio perché è divertente, giochiamo una partita, purtroppo c'è stato un momento di maretta e gli avversari hanno visto che un po' l'aria era pesante per loro e qualcuno andava via nel frattempo perché poi scusami è calcio quindi tu capisci che quando sei nel rettangolo gioco è calcio quindi sì, perché è logico. Ma a calcio se gioca a calcio se uno di loro fa una scorrettezza e viene espulso loro giocano uno in meno. Ebbene la partita prosegue, noi dominiamo, riusciamo a vincerla a due minuti dalla ribaltiamo, fine ribaltiamo perché perdevamo quando ci fu il fattaccio. Praticamente un pochettino cosa succede? Praticamente il clericale Ruggero cosa fa? Si allontana dalla porta, raggiunge l'arbitro a centrocampo, raggiunge il capitano avversario. Io ho salomonicamente detto, in vantaggio per me me la possiamo anche dare. Salomonicamente la decide sì. Col capitano avversario di uscire dal campo con l'idea di andare a rifarla per poi farla. Ovviamente gli altri delle altre squadre cosa hanno fatto? Punti persi a tavolino, annullata la partita, abbiamo perso la classifica cannonieri del nostro capocannoniere che ancora smadonna, addirittura ha abbandonato Ruggero, si è andato a Roma. Marco, a questi livelli praticamente il clericale Ruggero. Ci divertiamo poi la domenica, è un'occasione per divertirsi. Bene, allora altra pausa musicale con George Benson on George Broadway Benz, Globus Radio Station e Sport non solo in compagnia di Armando Garufi. Ricordiamo gli ospiti di stasera: Ruggero Sardo, presente. Presentatore, fondatore
presidente giocatore tu, della Ruggeriana. Ma ti pare perché gioco? Perché sono il presidente. No, ma poi ti faccio una domanda su questo. No, non è vero. Freddy e Petraglia, che è il cofondatore della Ruggeriana, non gioca più da un paio di anni, abbiamo detto. Sì. Più cofondatore. Però, io ci provo sempre a farlo giocare. No, ma come mai non gioca più? Beh, perché no, l'età, la pancia, puoi fare. E poi abbiamo Manlio Grimaldi, il dottor Manlio Grimaldi, medico sportivo, ortopedico nella fattispecie, nonché un ottimo guru, un ottimo mediano della Ruggeriana. E Manlio ha un trascorso calcistico importante nella nostra terra. Io questo non lo sapevo. Manlio, parliamone. Quando era giovane era un calciatore, cioè diciamola questa infatti cosa. Abbiamo detto che quando voi vi incontravate io avevo già 30 anni i palloni sulle spalle. Quando noi scaggiavamo mobili col Girello lui già calcava le serie importanti. Ruggero, ma io una domanda te la devo fare. Dimmi. Perché tu sei innanzitutto presentatore, sì, e poi naturalmente oltre ad essere presidente della squadra sei giocatore, ma ti piace più presentare o giocare a calcio? Ah, guarda, anche che sono due cose. Sono due cose che mi divertono entrambe. Ecco, bravo. Quindi amo giocare a calcio e amo presentare. Io ho la fortuna, dico sempre, per merito di mio padre, di fare un mestiere che amo. E per quanto in tanti oggi, soprattutto nel nostro settore, e facciano di tutto per farcelo odiare questo mestiere, poi mi basta il complimento di una persona che incontro per strada e ho l'applauso sincero di una piazza. Io sono innamorato, quindi per me quando presento una serata provo la stessa gioia di stare sul campo di calcio a giocare con gli amici. Aneddoto, mi è venuto aneddoto per te. No, no, anche allora, perché vi stavo chiedendo. Io c'ero. Lui aneddoto, io la storia. No, l'aneddoto è che Ruggero non l'ho detto neanche perché io avendo un ambulatorio nonché un centro di riabilitazione nonché una palestra, non nego che lì ci ritroviamo e Ruggero è un frequentatore perché assiduo, si allena. Per fortuna. No, ogni tanto capita che mi alleno pure io. Mm-hmm. Ieri in un momento di, devo essere onesto, ci sono le feste pasquali, sì, anzi poi faremo gli auguri. Ho detto Ruggero guarda suonano, apri tu. E ha aperto in effetti a una paziente una nuova iscritta di medicina di base. Poi mi sono intrattenuto, lui è andato, è ritornato in palestra, non mi ricordo, e questa tizia alla fine mi ha detto: ma questo non faceva il presentatore, è dottore? Perché mi sembrava che perché ha trovato a me che mi allenavo regolarmente. Mia madre avrebbe risposto: magari figlia. Ma guarda, diciamo, diamo a Cesare quello che dice, nel senso, lo fai molto bene il tuo lavoro, perciò. Grazie. No, io volevo ricordare un'immagine storica di Ruggero che cioè per me Ruggero è sempre quello. È Ruggero che scende dalla 500 di suo padre mattina con la tuta della Fiorentina. Cioè Ruggero lo conosco da 24 anni. È sempre stato. Ruggero è un grande presentatore, una bellissima persona, però per me e per molti di noi compagni Ruggero rimarrà sempre quella persona che è ancora. Cioè Ruggero poi è ancora quella persona, no? Però per esprimere il suo amore verso il calcio, lui scendeva con quell'orgoglio di quella tuta. Perché la adorava e poi raccontava le barzellette. In un'epoca faceva la Fiorentina faceva tremare proprio brutta come squadra. Parliamo di un po' di anni fa. Però questo per farti capire quanto lui amasse il calcio, per quanto lui il calcio. Poi non parliamo del suo angolo della sua stanza, no? C'è questa bandiera della Fiorentina. Ma io parto da un presupposto che soltanto una grande passione può portare a fondare una squadra. Il campetto. Io quando andavo a scuola portarla avanti. Cioè, quando noi ci invitavamo a casa, era un must la partita con gli amichetti. In mezzo alle macchine alcune volte, in fondo di fronte c'era il campetto di calcio. È stata sempre una grande passione e come ha detto lui poi anche un onore per certi versi, nel senso che lui è sì il presidente, ma lui alcune volte noi gli abbiamo detto ma chi te lo fa fare, ecco. È stato anche quello che ha speso migliaia di euro. Io proprio volevo farti una domanda in questo senso, al di là del rapporto di amicizia, naturalmente potete e dovete giustamente parlare di me, ma come presidente com'è? Ma nel senso, è una domanda alla quale nel senso che lui ha raccontato un aneddoto, ma veramente c'ha questi momenti in cui prende la decisione particolare e la porta avanti? Da sempre.
Ma io se parlo poi viene fuori l'amico, ma... e quindi non è possibile. Ruggero è un signore, cioè da sempre è stato un signore in tutte le situazioni, è un signore in campo, e quindi si discosta da quello che i ragazzini imparano nei campi di calcio, spesso nel portare avanti il falletto quando magari non ti hanno spinto. Volevo proprio arrivare a questo. Ma con questo io e Ruggero siamo cresciuti, quindi noi due ci siamo sempre rivisti in questa squadra, e non potremmo forse giocare in squadra neanche contrapposte, cioè, io dico, perché siamo questi. Maglio, cioè, che è veramente la nuova linfa della ruggeriana, perché è grazie a lui, alla sua associazione Sport Enjoy Project, a suo figlio e agli amici di suo figlio, e abbiamo dato nuova linfa alla ruggeriana. Però lui, ogni qualvolta mi presenta un ragazzo che è entrato nella nostra squadra, la prima cosa che mi dice è un ragazzo che può fare parte di questo progetto. Ecco, perfetto. Infatti, perché la domanda... lui sa che io non tollero quello che deve vincere con la scorrettezza. La domanda che volevo fare: con quale spirito si deve entrare in questa squadra? Ecco, se un giovane ci divertiamo, entrasse... ci dobbiamo con lo spirito goliardo, però devi dare il massimo. Poi in campo, per carità, sì, mi devi dare la disponibilità, però in maniera pulita, non assolutamente. Poi non maniera... è un dopo lavoro. Io detesto, cioè, io apprezzo molto di più Freddy che mi dice: non ti do la mia disponibilità perché non posso. È inutile che ti dico chiamami il sabato, fammi telefonate, non posso, quando potrò sarò il primo a venire. E storicamente Freddy ormai forse da 10 anni che non gioca più. No, 3-4 anni che non gioco, sì, il tempo passa. Comunque c'è tutti i nostri completini, cioè sì, Freddy sì. È un effettivo della ruggeriana. Sì, sì, il mio numero 3 non ha preso mai nessuno. E abbiamo, guarda, io forse riesco anche a farti vedere, voi continuate a farti vedere un'immagine delle maglie storiche della ruggeriana. Aspetta. Sì, sì, perché continuiamo, no? Cioè, io questa cosa, se mi è una cosa alla quale io tengo moltissimo. Ciuli sa che il numero 3 è mio, cioè non... ho capito. E lui ogni anno sono rimasto stellare. Quando cambia la maglietta, lui dice sempre: qua c'è la maglietta. E questa è una cosa che a me. Però, alla vista la crisi, ti arriverà dal mio commercialista a fattura di 12 stagioni di maglia della Ruggeria. Presidente, no, come si vive la vigilia di una partita? Ah, si scherza, soprattutto ora che c'è WhatsApp. Beh, messaggi, dipende. Poi ci sono partite e partite. Dipende. Ci sono partite ma e partite. Ma c'è una squadra in modo particolare cui c'è una certa rivalità per motivi vari? Ma devo dirti che oramai, siccome soprattutto all'interno di questo campionato che facciamo la domenica, le squadre siamo le stesse da anni, diciamo che con ogni squadra hai un trascorso. E quindi c'è la squadra che è stata la tua bestia nera storicamente e ti piace batterla, e c'è la squadra nella quale ci sono l'uno, due tipi con i quali hai avuto, hai lasciato il discorso in sospeso, quindi c'è sempre. Ma il però bello a scuola c'era, ad esempio, a scuola avevamo i Bulls che ci hanno dato tanto fastidio, avevamo lo scientifico prima di noi con la quale avevamo una grande rivalità, avevamo lo scientifico dell'anno prima di noi. Comunque avrete sicuramente una vostra tifoseria. Mi rivolgo questa volta a Mario. Avete una vostra tifoseria? Allora, qui il presidente non si è impegnato. Noi abbiamo chiesto tante volte le cheerleaders, ma il presidente questa non. E allora il pubblico occasionale è chiaramente presente, e le partite, quelle della regular season, difficilmente vengono seguite se non dalle squadre che hanno terminato prima di giocare o giocheranno dopo. Poi c'è la situazione siccome c'è la messa, siccome c'è la messa poco prima della nostra partita, no? E allora praticamente passano, tu vedi queste signore di una certa età che per evitare di essere prese a pallonate praticamente fuggono e... Allora facciamo un po' di pubblicità, quando giocate? Qual è generalmente? Una partita alle 8:30-9, l'altra alle 10:30 al San Francesco di Sales. Ah, perfetto, quindi l'invitiamo per le fasi finali. Certo, chi volesse andare può tranquillamente andare. Ma poi ormai grazie a Sport Enjoy abbiamo il fotografo ufficiale. E appunto, abbiamo già visto tutto. Purtroppo il tempo è tiranno. No. Siamo a conclusione. Guardate, sono passati proprio 40 minuti. Ma guarda, a me sembrano manco 20. Comunque ci ripromettiamo, soprattutto se vincendo il campionato, di riavervi nuovamente qua. Io sono la bacheca. Tu sei la bacheca viva. È vero, tu hai tante. Oramai la nostra bacheca è divisa, trofei fino a una certa annata Freddy e dopo lo studio del dottore Grimaldi. Allora,
E io vi chiedo la cortesia di salutare e fare gli auguri naturalmente agli amici di Globus Radio Station. Lo facciamo uno a uno così riascoltiamo le voci. Io ringrazio te, Armando. Freddy Petrelli. Ringrazio anche la Globus dell'occasione. Approfitto per fare gli auguri a tutti gli ascoltatori di una serena Pasqua. Approfitto anche per salutare mia moglie e per la prima volta mio figlio che, guarda caso, si chiama Ruggero. Ah, accidenti. Vedi dove arriva la lunga mano del presidente. Presidente Ruggero Sardo. Allora io prima di farvi gli auguri e di ringraziarvi voglio farvi complimenti perché è veramente tutto molto bello e tra l'altro abbiamo un suono di una pulizia straordinaria, quindi complimenti a te, ai tuoi tecnici, complimenti assolutamente tecnici, a Enzo. In un momento storico nel quale, ragazzi, fare anche queste cose non è facile, anzi direi che è impossibile, e quindi un po' è il leitmotiv di ciò che ha sempre caratterizzato la mia vita, la passione, la voglia di fare le cose, di mettersi con impegno e anche quando possibilmente lì per lì nessuno ti crede e nessuno ci crede, quindi intanto complimenti davvero per questa cosa. Poi cari affettuosi auguri a voi, a chi ci sta ascoltando, a chi ci ascolterà, e che la Pasqua possa portare la serenità, che è la cosa più importante, serenità e fortuna, io dico sempre, perché se c'è la fortuna c'è tutto, c'è la salute, ci sono quei po' di soldi che bastano e poi soprattutto la serenità dei cuori che è fondamentale. Benissimo, dottor Maglio Grimaldi. Boom, allora loro hanno detto tutto, cosa aggiungere? Mi sembra normale gli auguri, mi sembra un pochettino tutto normale, e sperare anche in questa occasione nell'uovo di Pasqua da parte di Ruggero non se ne parlava, ma è una cosa che ci tengo invece a dire, che sono felice di essere qui perché ho conosciuto Enzo Stroscio e per altri motivi professionali, quelle medicina legale e problemi ortopedici, roba del genere, invece ci accomuna una passione per lo spettacolo, per questo mondo, e allora veramente grazie dell'ospitalità. Ma grazie, la vostra a te non è che... passione per lo spettacolo. No, che? La vostra è passione per il sociale, perché voi fate sociale. Questo è vero, e noi ci accorgiamo. Invece ringraziamo te che veramente hai trovato gli spunti giusti nel tirarci, veramente a cavarci da dentro quello che abbiamo. Non abbiamo potuto dire tutto perché Ruggero è venuto. Poi ascolterò voi. Naturalmente noi ringraziamo tutti voi per essere intervenuti, vi facciamo tantissimi auguri. Grazie. Gli stessi auguri di buona Pasqua che estendiamo, che la redazione di Globus Radio Station estende a tutti i nostri ascoltatori. Grazie, alla prossima. Grazie a voi. Grazie, ciao, grazie, tanti auguri. E non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Questo programma è offerto da Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Mario Christmas, le più belle melodie di Natale rivisitate da Mario Biondi. Nell'album due grandiosi inediti. Mario Christmas, il tuo disco di Natale. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the